ating pinakananais ay sa mabuhay o sa pamatay. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang pamatay. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung anin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Parola ricevettero ciascuno un denaro. Nella
ritirarono, però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Gloria a te. Chiedo scusa perché in una varietà di assemblea come quella che ho qui dinanzi ai miei occhi mi spiace parlare italiano, perché forse per qualcuno sarà una fatica, ma ahimè non conosco la ricchezza delle vostre lingue. E anche quella che apparentemente è la lingua comune, l'inglese, non mi appartiene molto. E quindi rischierei davvero di essere ancora più incomprensibile di quanto non lo sarò in italiano. Ed è proprio questa ricchezza che sono i vostri volti, che sono questa comunità con cui celebriamo questo anniversario speciale, questo tempo in cui la comunità filippina non solo ha camminato con la Chiesa di Torino, ma è cresciuta e ha accompagnato tantissimi in questa fatica dell'arrivare, dell'abitare una terra straniera. E ancora di più è bello poterlo celebrare oggi in questa giornata mondiale che dedichiamo a tutti coloro che lasciano la loro terra, che cercano un futuro e che cercano un rifugio sicuro, che cercano vita. E ogni volta dobbiamo ammettere, sperimentano invece morte, disprezzo, sperimentano la chiusura del cuore, sperimentano la paura di chi accoglie. La parola di Dio che abbiamo ascoltato nella versione italiana oggi cominciava nella prima lettura con questo verbo: cercate, che è il verbo che accomuna chi parte, ma che dovrebbe essere il verbo anche di chi accoglie. Che cosa cerchiamo? Isaia invitava a cercare il Signore, un Signore che si fa vicino. E il modo più bello che Dio ha ancora oggi per farsi vicino è il volto di chi è accanto a noi. Non c'è bisogno di cercarlo in tanti luoghi straordinari, perché il volto di Dio
Dio è riflesso nel volto di ogni fratello e di ogni sorella che camminano accanto a me ogni giorno. È quel volto che siamo chiamati a cercare, a riconoscere, ad accogliere, per sperimentare quello che invece la parabola del Vangelo ci ricordava, che è Dio per primo che viene a cercarci. Come quel padrone che esce continuamente lungo la giornata a cercare di coinvolgere in quell'impegno, e non è soltanto la fatica, ma dovrebbe essere la gioia dell'essere suoi, la gioia dell'essere credenti, dell'essere cristiani. E la capacità di riconoscere i tempi di ciascuno. Perché Dio viene a cercarci in ogni momento della nostra vita. Solo che a volte non lo riconosciamo, non accettiamo il suo invito, ci rinchiudiamo nelle nostre certezze e così facendo rischiamo di riempire di vuoto la nostra vita. Possiamo chiedere al Signore che ci aiuti a continuare a cercare quel bene che manifesta il nostro essere con Lui. Possiamo chiedergli il coraggio di cercare veramente l'incontro con l'altro. Possiamo chiedergli che in questo mondo possa crescere quel bene e quella giustizia che tutti cercano e che dovrebbe essere il primo impegno per rendere possibile quella libertà che non ci costringe a lasciare le nostre case, a lasciare la nostra vita, le nostre terre, ma a scegliere liberamente i luoghi e i modi per costruire quel bene che desideriamo, quel bene per le persone che amiamo, quel bene per le nostre terre, quel bene che non ci allontana, ma dovrebbe unirci gli uni agli altri. Che sia questa ricerca anche il gusto per questa bella comunità, per continuare il cammino nel tempo e aggiungere altri numerosi e belli anniversari, perché ogni anno sia la gioia di continuare a vivere insieme il dono ricevuto, l'essere una comunità, il camminare insieme. Thank you.
credo in un solo Dio,